Parliamo del volo di 500 km di andata e ritorno col vento nelle Alpi centrali. Un volo, come dire, nella mia interpretazione, che insomma ho fatto in questi anni, è un volo fatto non in onda, un volo che ha un appoggio orografico, un appoggio dinamico sui costoni. Recentemente, negli ultimi 2 anni, sono stati fatti voli anche molto veloci in onda, e anche molto lunghi in onda, ma sono veramente pochi i piloti che hanno fatto grandi distanze in onda o grandi velocità in onda sulle Alpi. Diciamo, bisogna non essere, già essere molto bravi, non solo appunto a prenderla l'onda, ma a riuscire a tenerla. E poi credo che le condizioni non si presentino così di frequente, quelli che ti consentono di correre ai 170-160 all'ora sul volo d'onda. Ho visto dei voli notevolissimi, in particolare mi riferisco sia a un paio di voli fatti da Alex Busca, ma anche da Klaus Ohlmann, dove si vedono tratti da 160-170 all'ora volati per 2 o 3 ore a queste medie in onda. Se no, di solito queste velocità, già da alcuni anni, comunque da diversi anni prima, si sono fatte nel volo col vento a bassa quota. E questo che oggi vi voglio mostrare, raccontare, è proprio questa situazione. Qui abbiamo la valle di Macugnaga, la Val Lanciasca, Macugnaga, Monte Rosa qua, il Monte Rosa, e poi abbiamo il Lago Maggiore, la Valtellina, il Tonale, e qua c'è Bolzano, cioè il punto di virata è praticamente appena prima della Val d'Adige, lì che si affaccia su Bolzano. Questi sono 250-250, quindi è un'andata e ritorno a 500. Margot era particolarmente attratta da questo percorso, perché se tu invece di farlo una volta in avanti e indietro lo fai 2 volte, tu c'hai il 1000 km diploma corso col vento, Sapete che la regola dei piloni distanti 10 km l'uno dall'altro è stata tolta da tempo, quindi tu puoi fare la partenza qui, virata, 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 chiuso. È chiaro che partendo da Calcinate questo percorso da 1000 km vuol dire poi in realtà farne 1100, 1130, no? Perché da qua vieni qui e da qui torni a casa, non è che ti fermi in cima a Macugnaga a dormire poi. Quindi diciamo è un po' più lungo. Non è che sia l'unico, però così ecco, uno lo può vedere anche in quest'ottica, perché la sua particolarità è che può risultare veramente molto veloce. Vi ricordo che il record su 500 andate e ritorno, io l'ho fatto tanti anni fa, una decina d'anni fa, ai 123 km all'ora. Poi nel 2019, no, forse 2020, io e Luca Frigerio un giorno siamo partiti tutti e due con più o meno questo tema, e lui, ho fatto io 144, lui ha fatto, no, 143, lui ha fatto 145. E quindi mi ha portato via il record ed era suo 145 km all'ora. Allora sono partito quest'anno 2 volte. Il primo tentativo non è andato a buon fine, il primo lato è stato magnifico, velocissimo, però poi mi sono incastrato sul pilone e mi sono dovuto tirare su a sud del lago di Cless. E 2 giorni dopo, però, è il 16 di marzo, ridecollo con Davide Schiavotto e riproviamo questo percorso. Ed è un po' qua, voglio cogliere l'occasione di questo volo, di questo percorso, per trasmettervi un po' di informazioni relative al volo di costone col vento, che valgono per questo percorso, ma valgono in generale, naturalmente, perché sono considerazioni di carattere generale. Allora, usiamo appunto questa. Qui stiamo decollando da Varese, ditemi se vedete bene. Sì, si vede. Allora andiamo su, è una giornata diciamo
molto carina, col vento, ma non aggressivo, 60 all'ora, 50 all'ora, quindi il giusto, né troppo forte né troppo debole, visibilità ottima, stau che era abbastanza indietro, insomma, sembrava tutto perfetto. Qui abbiamo Campo dei Fiori, naturalmente lo sgancio è a nord di Campo dei Fiori e qui comincia il laminare, stiamo andando chiaramente a 10 per come velocità, comincia il laminare, ci facciamo due passaggi e sostanzialmente questi servono per fare quei 1500-1600 e quindi anzi basta un avanti e indietro e già praticamente andiamo via a direzione Laveno Nudo, ok? In questo momento però cerco già di rappresentarvi, qui intanto vedete la mappa, l'orografia, così vi orientate di dove siamo. È chiaro che per andare a partire a Macugnaga bisogna arrivarci, no? Quindi da qua bisogna salire, andare in Centovalli Val di Gezzo, ci siamo andati in questi giorni, e da qua poi correndo sull'asse del vento andiamo a Macugnaga a prepararci per la partenza. Cerco però di ridurre il limite di questi software che ci fanno vedere molto bene, anche posso entrare, avere una soggettiva dentro nell'aliante, vederlo nelle diverse direzioni, il contesto, però c'è un limite del cielo, no? Che io non vedo il cielo. E allora voglio mostrarvi, ecco, questo è esattamente quell'attraversamento, questo è il cielo in quel momento. Abbiamo appena lasciato Campo dei Fiori, dietro, il lago di Varese si vedrà, ok? E qua c'è il Colonna, il San Martino, qui c'è il Nudo e questo è il cielo davanti a noi. Vedete questo, baffetto? E il Lago Maggiore. Possiamo anche, come dire, fare un Esatto, questi play qua. sono sul lago, non è proprio diciamo uniforme, ma E qua vi faccio vedere l'aggancio in dinamica proprio sull'Aveno. Questa è una ripresa un pochettino accelerata, quindi non sentite l'audio, ma non è importante. Guardate che cielo, guardate come i baffetti qua su. Verso l'alto Lago Maggiore e lo stau che quasi non si vede, è molto arretrato. Lo vedete lo stau in fondo? Vedete abbastanza bene? sì, Alberto, si vede bene. Ok, qui vedete, guardate qua, lo vedete il baffetto? Ecco, questi sono i segni di rotore. Adesso io mi fermo e vi dico qua. Abbiamo i 1250 eco, quindi 1500 H. Solitamente qua si cerca di fare almeno 1600-1700 e poi si procede lungo questo cammino, cioè andare verso Luino senza attraversare il lago, è tutta una fascia portante per poi infilarsi qua dentro nella Val Canobina. Ok? Ora facciamo ripartire questo. Ecco, vedete, qui è proprio due giri, due otto, due passaggi e poi si comincia, ci si muove andando a guadagnare la Val Canobina. Questo era proprio per partire. Ok? Torniamo qua e qua si fa sostanzialmente la stessa cosa, quindi acceleriamo un po' tutto questo movimento, ok? E si va. Questo è quello che vi dicevo, muoversi in modo guardingo, cioè si vola piano, si sfruttano delle salite così e poi si attraversa e questo è un punto, invece, mi fermo, questa è la Val Canobina. Qui se c'è il vento che arriva da qua, chiaramente questi costoni portano bene. Questi costoni portano bene e se il vento è occhettato, portano anche da bassa quota. Qui a seconda delle quote che abbiamo, in questo momento abbiamo 1600, siamo alti, quindi più che andare a lavorare sui costoni che sono più bassi di me,
Qui il tema è, io devo riuscire a fare un po' di quota che mi consenta di andare sopravvento al limidario, sopravvento a questa montagna. E per saltargli di sopra sopra, qui c'ho bisogno almeno del 2005, se no posso andare, girare, diciamo, passare da questa V, ok? O da qua, cioè fare il giro così, ok? Per la qualcosa basterebbero il 2000 metri potrebbero essere sufficienti. E, ecco, qui si lavora di costone se siete bassi, se siete a 1500, 1600, sì, vale la pena andare a cercare già il rotore, ok? Il rotore a volte si trova proprio qua in corrispondenza dove l'ho trovato qui adesso, ok? Posso mettermi in alto e vi faccio vedere. Praticamente siamo allo spigolo della canobina. Potrebbe essere qui, spesso qua, qua. Adesso in questo caso è un po' più sotto vento del solito. E un altro punto classico è proprio qui, dove mi trovo adesso, cioè in centrovalle della canobina. Quindi si fanno i costoni se si è bassi, ma se si è sopra cresta si va a cercare il rotore. Okay? Questo rotore in questo caso ci ha fatto fare 2003 e con questi 2003 non sono abbastanza per passare il limidario, ma per circumnavigarlo sì. Okay? Ci si prepara ad un certo sottovento. Qui vi faccio vedere quel punto di aggancio del rotore. Eccolo, questo è Cannobbio, Val Canobina. Guardate i baffetti, vediamo se qua, adesso qui sto già, praticamente, le vedete, questo è il limidario a nord. Il pilotaggio naturalmente è piuttosto aggressivo nel rotore. Guardate qua i baffetti, si vedono qui. Ok? Vi faccio vedere adesso, porto avanti un attimo. Qui si è intanto formato, mentre facevo quei due giri, qui abbiamo i 1600 più 300, 1850, 1900 metri. Qua si forma questo baffetto, per cui lascio quello che stavo salendo e vado, raddrizzo e vado sotto il baffetto, no? Intanto Alberto, spinge, prego. Scusami, poi posso farti una domanda relativa ai rotori? Sono Alberto, mi sono ricollegato dalla macchina. Prima che tu vada. Bravo, dimmi. No, ecco, tu parlavi del punto di formazione di questi rotori. C'è una, cioè è la valle, è la direzione del vento che determina se si forma più all'imbocco? Sto ragionando più per le zone più mie, diciamo, col vento da nord in Valtellina, capire a volte nella zona del Legnone, sai che a volte a seconda che c'è nord-est o nord-ovest, il rotore lì del Legnone fa... Ma allora, guarda, ti dico, quello che mi stai chiedendo, a me il rotore del Legnone, perché tu dici gli arrivi da sud, per questo me lo chiedi? Perché io arrivo, io arrivo da, no, faccio anch'io il Bregagno e attraverso, diciamo, io sì, arrivo da sud, ma... E allora, allora cosa ti interessa il rotore del Legnone? Lascialo perdere. Una volta che, okay, se tu sei al Legnone, sei già nell'asse del vento. Okay. I rotori servono o per portarsi nell'asse del vento o per fare l'onda. Okay. Se no... perché devo star lì a salire? Perché devo... sempre sotto vento, è quello che stai dicendo. Io ti ricordo che nella mia scheda ho scritto che sul vento e sull'onda, cioè, 1 e 2 il mio livello, dunque. Ok, allora io... Il rotore è sempre sotto vento. Sì, il rotore è sempre sotto vento. Okay, questo è un sottovento, anche se qui la visione 360 vi fa sembrare enorme la distanza, ma il limidario non è così lontano ed è un rotore derivante, diciamo, dalla conformazione orografica che gli sta sopra. Okay? Ora, quindi, questo era per visualizzarvelo sostanzialmente, questo rotore, no? Così lo vedete anche, e qua ci siamo fatti questo 2003 per andare poi, perché ci serviva per riguadagnare lato buono. E qua praticamente lo vedete adesso, lo vediamo,
con questa quota provo prima a vedere se trovo un rotore più avanzato, che non trovo, e quindi giriamo, ecco, giriamo, passiamo per un pelo e giriamo, e a quel punto è fatta. È fatta, siamo in dinamica sul limitario, ok? Vedete? Qui puoi essere basso quanto vuoi, ma... Ti sei portato sopravvento, fondamentalmente. Sono arrivato sopravvento a questa parete. Siccome siamo bassi, perché qui torno un attimo indietro, ma fondamentalmente in questo passaggio abbiamo 1.900 e quindi invece di andare subito verso Macugnaga facciamo prima un avanti e indietro del limitario, d'accordo? Ci spariamo questa parete, ve lo faccio vedere dall'alto, ecco il limitario, vedete cosa abbiamo fatto, siamo entrati dentro, un avanti e indietro, e ora a questo punto mi ruoto verso ovest e vedo il punto di partenza, quello è Macugnaga, ok? Là è dove dobbiamo andare. Però qui praticamente abbiamo finito di girare, cioè qui siamo entrati nell'asse del vento. Qui vi faccio vedere adesso, qua è l'attacco del Togano. Arriviamo con i 2000 metri al Togano, arrivi qui e pam, comincia di nuovo a portare e devi lavorarti tutte le cime fatte così, no? In questo modo. Quei 2000 metri di poco fa sono diventati 2400 metri. Ok? Vi faccio vedere proprio questo pezzo, eccolo qua, in 3D, in 360. Allora, qua stiamo arrivando al Togano, esattamente quello che abbiamo appena visto, eh? C'è Davide che sta pilotando, ok? E arriviamo qua, passo un attimo avanti, ecco. Qua stiamo facendo... Non è più, anche quella dopo la farei, eh? Proprio qua tutto a sinistra, dentro qua. Perché il cucchiaione è questo, con nord-ovest. E quando adesso siamo a questa quota dovrebbe lavorare bene anche questa parte, non devi allargarla questa, anche se è orientata male, no, non allargarla, stagli addosso alla parete, perché sei abbastanza alto, capito? Per cui prevale questo. Cosa vuol dire prevale questo? Allora qui c'è nord-ovest, il nord-ovest arriva da qua, ok? Arriva dal passo del Sempione. Il nord-ovest vuol dire, lo vedete questo crinalino che c'ho qua sotto? Questa lingua qui a un certo punto mi può creare dei sottoventi. Se tu a questa cima gli arrivi più basso di come stiamo arrivando noi, questo ti crea ombra. Un nord-ovest qui potrebbe essere disturbato da un sottovento. Ma a questa quota io gli dico a Davide, lo vedete questo canalone? Questo canalone che da Santa Maria Maggiore arriva su, alla fine a queste quote non ti infili in sottovento perché prevale l'afflusso del canalone. Se fossimo bassi è un conto, ma a questa altezza è tutto buono. Per questo gli dico, lui era portato per sicurezza ad allargarlo questo, ma avremmo perso tutta l'ascendenza di questa cresta. Cioè, rispetto al sottovento di quello che c'è davanti. Qua subito raccordo a sinistra, tutto a sinistra, virata secca a sinistra, sì, devi stare attaccato. Siamo colpi netto a più 5. Perfetto. Allora, Ugo ha fatto 3.200. Alberto, che velocità state tenendo lì a Costone? Sì, sui 100, 130, 140. Allora, attenzione, in questo caso noi non siamo ancora nella performance. Vi faccio presente che il task non è ancora cominciato, quindi qui il tema, sono le 9 del mattino, non c'è un tema di velocità adesso, e siccome io so che una partenza a Macugnaga va fatta a più di 3.000 metri di quota, perché su un tema di velocità se parto a 3.000 chiudo a 2.000, se parto a 2.500 chiudo a 1.500. Ma non posso chiudere a 1.500 a Macugnaga,
Avete mai provato a volare a 1500 metri a Mach Cunaghan? Quindi per fare una cosa efficiente devo partire a 3000-3200 e chiudere a 2200. Ok? Quindi per arrivare là alti ci diciamo già qui, senti, cominciamo a salire, ok? Qua sfruttiamo quindi il togano. Di solito nei performance non ti metti a fare queste salite, non serve, ma qui stiamo costruendo l'inizio del task, ok? Che è laggiù a Mach Cunaghan. Quindi acceleriamo e andiamo, qui facciamo prima il centrovalle dove ci sono dei baffetti per una strada un po' portante, poi dopo, se non ricordo male, ci appoggiamo nel costone, questo qua, ok? Benissimo, quindi rallentiamo un attimo, qui andiamo a appoggiarci al costone, abbiamo 2900 metri, facciamo ancora un po' di quota per fare, come dicevo, quella partenza a 3200, ecco, e andiamo a partire, ok? Qua c'è la partenza, siamo partiti, d'accordo? Partenza, lo vedete il task, è questa linea blu, è l'ombra, è la proiezione sul terreno del primo leg. Siamo partiti e adesso qua invece siamo sulla prestazione, quindi qui la questione della velocità sono importanti. Per il momento, leggete qui, abbiamo una velocità media di 175 km all'ora, che non conta niente perché partendo da 3000 metri ci vuole poco, no? 180 all'ora la media, 181, e arriviamo al togano. E qua si comincia a lavorare su questo costone. Ok, continuo ad andare veloce perché poi vi farò vedere alla fine il filmato completo, molto più forse rappresentativo. Se vedete non ci sono giri, stiamo per il momento a 2004, ma adesso affrontiamo il limidario. Affrontiamo il limidario e lo attacchiamo, siamo alti, siamo piuttosto alti, abbiamo i 190 di media, ok, 190 la media, e ricostruiamo la quota, usciamo dal limidario col 2005. Ecco, questa è una particolarità che vorrei farvi vedere. Quando vado su, ecco, quando finisce un costone, non ho più l'appoggio orografico. A questo punto la vostra attenzione passa dalla energia del costone all'energia del sole, ok? Cioè all'energia del cielo. Quindi quello che voi dovete fare quando finisce un costone è cominciare a guardare il cielo, perché comincia a pilotare il cielo, vi fate pilotare dal cielo, non dal costone. Quando uno vola sul costone deve guardare tutto il costone e non solo la parete sulla quale sta volando, ma tutti i serbatoi di afflusso della massa d'aria che viene spinta verso l'alto. Quando uno quindi fa un costone, guarda tutto il percorso da valle a scendere, ma non solo, deve guardare anche sopravvento. Quali ostacoli ci sono? Quanto sono alte le montagne sopravvento a questo costone? Come mai questo costone lavora bene? Come mai il togano, il costone di prima, questo qua, come mai questo lavora bene? Guardate sopravvento nord-ovest, guardate sopravvento, è tutto libero. È questo che consente alla massa d'aria di organizzarsi e di spingere bene. Se voi invece avete una bellissima parete, che però a nord della quale c'è una parete magari ancora più alta e molto vicina, quella vi disturba. Ok, quando dicevo finisce il costone, a quel punto guardo il cielo e solitamente devio piegando un po' verso la direzione da cui viene il vento. Tendenzialmente si va sempre un po' controvento, così come quando c'è una fascia, un laminare o comunque una turbolenza o comunque un rotore, si gira sempre, così come quando girate un costone sotto cresta, si gira sempre andando verso valle, giusto? Non si gira mai puntando il muso sul costone. Così quando si vola col vento, si gira sempre puntando verso la direzione da cui viene il vento. Ok? E deve diventare istintivo. State lavorando sul netto, sentite la massa d'aria che migliora,
cominciate a piegare, non è che dovete per forza girare, ma cominciate a piegare risalendo al vento, anche perché a scivolare e a scarrocciare si fa sempre in tempo, a risalire il vento non è sempre così facile, ok? Se ci sono domande, prego. Ok, a questo punto con i 2005 si attraversa e andiamo, andiamo al Tamaro. E qua, diciamo, acceleriamo un po', arriviamo sul Tamaro. Faccio presente che non abbiamo ancora fatto un giro, ok? E abbiamo i 190 di media. Qua a questo punto c'è un momento un po' tricky, cioè no, non è tricky, però va capita una cosa. Abbiamo 2000 metri. Nel tratto che va da Macugnaga a Bolzano, io ho due passi da fare. Uno è il tonale e l'altro è questo. Non c'è altro, eh? Ho due passi da fare. Però al tonale, diciamo auspicabilmente, sarò alto, mi appoggio all'adamello, cioè il passo non lo vedo neanche. E qua invece il passo è alto come le montagne, cioè non è che come il passo del tonale che è 2000 metri, ma c'è l'adamello di fianco che è 3500. E qui c'è 2000 metri il passo e le montagne sono 2000 metri o 100 metri in più. Quindi io che devo... Passo è, scusami Alberto, quello di cui stai parlando, io... Lo Iorio, esatto, o quello che noi a Calcinate chiamiamo il passo Magnaghi. Allora, i 2000 metri ho qui e il passo è a 2000. Ecco, normalmente in una giornata di termica te lo scordi di attraversarlo se non sali. Col vento basta poco di più di questi 2100, basta il 2223, ma anche con i 200 si potrebbe andare avanti. Ok, qui se non sbaglio faccio forse due giri, ecco, un giro. Mi accontento di un giro. Attenzione, tra l'altro quello probabilmente era anche un valore forte, perché con questa quota a questo punto andiamo al Garzirola, che è questa montagna qua, ok? E il Garzirola, guardate questo cucchiaio qui. E qua questo deve dare, questo qui mi deve dare col vento, e dietro c'è un'altra conca che se sono basso potrei anche tentare di sfruttare, se sono alto non mi serve. Quindi torniamo a questo punto a correre, abbiamo fatto finora un giro e siamo arrivati al costone del Bregagno. Questo è il costone del Bregagno, ok? Questo è il Legnone e quella è la Valtellina, d'accordo? La media è 176 perché ho pagato quel giro e perché qua sono andato un po' più piano per fare un po' di quota, ok? Oh, cos'è successo qui? Guardate che cos'è successo. Qui il costone si abbassava e poi io mi alzavo. Quindi a quel punto, prima ancora di finire il costone, ho ritenuto di fare quello di cui abbiamo parlato prima. Deviazione, controvento, andiamo a cercare il cielo. Ok? Ora l'obiettivo è semplice. Abbiamo 2400 metri, dobbiamo arrivare al Legnone e sperare in una forte dinamica qua, ok? E il tema del Legnone non si sa mai bene se tira più la parte di qui o la parte dietro, chiaramente dipende dalla componente nord-est o nord-ovest del vento che arriva e dalle brezze, è una cosa un po' complicata, difficile da prevedere, anche quando ci si avvicina. Comunque qua si lavora andando un po' verso le Ledoux, poi quando si è in centro lago a quel punto si piega verso il Monte Legnone e si va diretti a fare questa dinamica. La dinamica del Legnone è molto spesso bellissima e qua dopo vi faccio vedere il video, insomma, di questa. E qui, ecco, attenzione, qui c'è una salita violenta, abbiamo 2500 metri. In teoria questo punto però non si può fare il ragionamento solito di dover andare sempre dritti, perché lo vediamo, ci alziamo un po' e guardiamo la Valtellina. Allora, la Valtellina, qui ci sono montagne da 4000 metri, Bernina. Fortunatamente la distanza e la larghezza della valle c'è, però se voi vi mettete a 2005, cioè praticamente sotto qua,
questa cosa che avete sopravvento è facile che vi disturbi, è facile che vi crei ombra. Non è così frequente il fatto di riuscire a correre a 2005 col vento in Valtellina. Invece è molto più facile, se avete i 3000 e fate l'arco, l'arco questo qui, è chiaro che quest'arco non può essere disturbato da ste pareti, perché sono, va bene, 1000 metri più alte, ma nel momento in cui poi la massa d'aria le supera, da qui arrivare qua certamente si organizza. Quindi sulla parte alta la spinta dinamica ce l'avete, sulla parte bassa non è scontato. Quindi quando arrivate qua si cerca di fare i 3000 metri. E qui quindi facciamo i 3000 metri e ce ne andiamo via. A questo punto ricomincia una carrellata, la media è scesa a 168, però stiamo parlando di 170 all'ora di media a pari quota, perché siamo partiti con 3000 e adesso abbiamo 3000, ok? 170 all'ora di media a pari quota. Ok, a questo punto acceleriamo, andiamo a un 40 per e vediamo tutto il percorso qua della Valtellina. Ci riappoggiamo ai costoni questi della Prica, siamo alti, 2,8, ok, sempre dritto, la media prego. Perdonami, un'altra domanda. In quel primo tratto ho notato che non stai sulla linea di costone, ma stai più a nord, giusto? Non segui esattamente lo spartiacque, giusto? Stai molto più a nord. Cos'è lo spartiacque, intendi? Insomma, non stai sulla linea quella del San Marco, cioè stai proprio a nord. Sì, affermativo. Sto molto più a sud. Faccio l'arco, vado verso il Vito dei Tre Signori. Sì. Ti interrompo. No, non è sbagliato. Ti interrompo per dirti che per far l'arco devi avere più di 3000, o 3000 almeno, io non avevo i 3000 qua, cioè avevo i 3000 in legnone, ma poi se tu vai dritto e non fai neanche un giro rischi di perderli. In quel caso con i 2.6, 2.7, 2.8 devi scegliere una linea intermedia, che è questa, che è comunque redditizia, ok? Per fare quest'arco qui devi essere più alto. Ho capito, grazie. Ok, attenzione, adesso arriva un punto chiave, l'adamello. E il punto chiave è legato al fatto che il modello del vento non è un modello, come dire, matematico. Cioè, non è che se qui c'avevo 50-40 all'ora di vento ce l'ho per forza anche qua. Purtroppo in questa giornata succede che da qui in poi il vento non c'è più. Cioè, noi arriviamo all'adamello e misuriamo 15 all'ora, 20 all'ora. Con quel vento lì, stiamo parlando, scusate, sono le 10 del mattino, qua adesso sono le 10 del mattino ora solare. Se tu mi togli il vento alle 10 del mattino, non mi rimane più quasi niente. Infatti questo è stato un po' un errore, che siamo partiti un po' troppo presto. Al mattino. Comunque andiamo avanti, abbiamo i 2007 e qua la fascia di lavoro dovrebbe alzarsi, cioè lavorare col vento, quando il vento è debole all'adamello bisognerebbe avere i 3003, non i 2007. Quindi quando ti infili qua sotto c'hai le montagne sopra il vento che ti fanno ombra e a questo punto cominciamo a dover rallentare e anche gironzolare qui e là per non finire troppo bassi. Abbiamo 2008, porta ancora abbastanza, ma non è forte, non si può spingere, ok? Vedete comunque, vedendo che non funziona la parete, ho tentato a questo punto centrovalle, che è l'altra possibilità sempre disponibile col vento, è lavorare sui cumuli di centrovalle, sui rotori, però anche questi non hanno funzionato, quindi vai avanti, intanto la media si abbassa a 156. Andiamo verso le Dolomiti del Brenta
E qui, se non ricordo male, riusciamo a salire. Esatto, facciamo questa salita, ci riportiamo a 3000 e andiamo verso il pilone. Qui però, come dicevo, non c'è il vento. Non c'è il vento, il cielo, adesso vi farò vedere qualcosa, però in sostanza dobbiamo andare via guardinghi. La media continua ad abbassarsi, 150. E poi il problema è che arrivare qui è facile. Il problema poi è tornare su, perché qua posso andare in discesa. Ma quando poi giro il pilone e mi giro indietro e devo ritornare su al tonale, io devo riguadagnare quota, è come dover salire, scalare una montagna. Quindi giriamo il pilone e riguardiamo verso casa. Questa è la valle che dobbiamo riprendere, ok? La Val di Sole che mi riporta su verso il tonale. Qui faccio presente, ci abbiamo 1800 metri. 1800 metri di quota con i 146 di media, e qui cominciamo a cincischiare perché il vento non c'è, non ci si può appoggiare, le termiche sono le 10 e mezzo del mattino, 10:50, sono deboli, le salite sono deboli, e quindi rotoliamo un po', arriviamo alle Dolomiti del Brenta. Qui credo facciamo ancora l'ultima salita e poi mi dico, ok, siamo a 138 di media. Il record che dobbiamo fare, ve lo ricordo, era 145 da battere e siamo a 138 di media. Quindi da qui alla fine, avendo fatto più di metà del volo, dobbiamo volare ai 170-180 di media per recuperare. E quindi io dico, ok, abbiamo fatto di nuovo i 2009, da qui in poi non solo non dobbiamo girare, ma dobbiamo pestare e dobbiamo sperare che torni il vento. Ok, io sapevo che all'Adamello ce n'era poco, ma poi di là c'era di nuovo, ok? Quindi partiamo e qui ancora vi faccio vedere cosa significa che c'è poco vento. Qua stiamo lavorando il costoni, come vedi, e vi faccio vedere cosa vuol dire poco vento. Ecco, questo siamo esattamente lì, eh? Siamo esattamente lì. L'Adamello, questo è il passo del tonale. Se non sbaglio c'è un'imprecazione anche. Ma perché? Ma perché? Cioè mi chiedono, ma perché? Ma dammi un po' di energia. Sono in discendenza sul costone qua, capito? Cioè vento, misuri 10 all'ora di vento, e allora in alcuni punti ti butta anche addirittura giù, no? Però insisto, chiaramente si vola piano, è molto bello, chiaramente tutto il volo sulla parete, e questo è legato al fatto che lassù ci sono pareti più alte. Cioè non è che il sinottico non ci sia, è che non arriva qui. Non arriva qui sotto. Noi siamo a 2005 eco, siamo a 2007 e siamo troppo bassi. Qua la fascia di lavoro dovevamo essere lassù, dovevamo volare lassù. A 3002 probabilmente ci avrebbe portato molto bene. E purtroppo quei 3002 non sapevamo dove farli, era troppo presto. Comunque, abbiamo i 139 di media, a questo punto stiamo cominciando a recuperare e da qui in avanti bisogna volare molto bene, ok? Facciamo tutto l'Adamello, senza volare particolarmente veloce, ma senza fermarsi, e rientriamo in Valtellina e io mi auguravo praticamente che il vento ricominciasse prima possibile per ricominciare a correre. In questa situazione abbiamo rifatto i 3000 e proviamo a fare il centrovalle, l'Aprica, lo spartiacque, no? Tra l'Aprica e Tirano. E qua non riusciamo a salire, 2006, non c'è ancora vento, e allora diciamo, ok, prima questi costoni portavano, anche non altissimi, quindi ci ributtiamo sul costone e fortunatamente i costoni lavorano anche a quella quota. Ecco, questo è stato ciò che ha salvato il volo. Cioè praticamente arriviamo qua con i 2005 e i costoni portano. Non fortissimi, ma portano, mi consentono di non fermarmi più. Vado avanti, quindi a questo punto correndo così, acceleriamo un po', ok?
E così dico a un certo punto a Davide, se arriviamo così fino al Legnone ce la possiamo fare. Nel frattempo la media la stiamo alzando, 143 la media per il momento, il Legnone lo vediamo lì davanti, ok? Continuiamo a volare, tra l'altro sempre tra i 2.2 e 2.5, so che qua mi darà una spinta bellissima, arrivo a fare la dinamica del Legnone, ma non mi fermo e vado avanti. Attenzione, qui vi faccio vedere anche questo, giusto per darvi una considerazione sul concetto della velocità. Questo è quell'arrivo al Legnone, ok? Quello che abbiamo appena visto in animazione. Stiamo arrivando al Monte Legnone, ok? Abbiamo 2000 perché qua siamo già saliti, siamo arrivati con i 2002, e questa è la dinamica sul Legnone, ok? Qua praticamente si sale, lo si raccorda, si scarroccia a granchio, quasi come a risalire, a scalare la cima, però nella sostanza questo mi basta. Cioè, siccome il mio prossimo punto d'appoggio è il costone del Bregagno che ho qua, io so che coi 2004-2005 riesco poi a attaccare quello alla quota giusta, per quanto il variometro qui sia a fondo scala, 5 metri a salire, non esiste, non ci si ferma a salire. Se io dovessi andare verso est, allora su questo io devo salire, perché so che la Valtellina va lavorata alta, ma siccome so che da qui in avanti si vola tra i 2000, tra i 1800 e i 2005, non serve salire. E io il fondo scala, se sentite, lo lascio lì, ok? A questo punto finisce il costone, cosa pilota? Il cielo, ok? Quando finisce il costone guardo il cielo e continua a spingere, il vario continua a spingere. 5 metri e abbiamo quindi fatto 2.3, i 2.5 anche, 2.6 quasi, tutto in questo modo. Ok? Torniamo qua e adesso attraversiamo velocemente il lago di Como, andiamo sul crinale del Bregagno, che vedete qua, prima provo qua ma poi dopo mi appoggio sul costone, il Garzirola che avevamo fatto prima all'andata. Qua è tutto, chiaramente non solo è un tutto dritto, ma è un tutto a 200 all'ora, chiaramente, no? Perché dobbiamo, adesso siamo a 145, siamo alla stessa media del record, quindi da qui in avanti basta volare almeno ai 150 di media. Questo è l'attacco del limidario, ancora una volta succhiando, via, correre veloce, passiamo e ora cosa abbiamo in testa? Abbiamo in testa che io non ho problemi qua, il togano lo aggancio benissimo, forte, però poi io l'arrivo ce l'ho là, attenzione, e ce l'ho a 2200 metri, e la Vallanzasca è insidiosa, dopo vi dico perché ha delle pareti sopravvento molto alte. Comunque si corre sul togano, chiaramente non come prima, non è che possiamo metterci qua a girare, quindi bisogna andare avanti. Abbiamo i 2008 fatti in dinamica sul togano e con questi riusciamo ad attaccare bene la Vallanzasca col 2005, che è la quota ideale. Il 2005 è una quota ottima per la Vallanzasca in dinamica. Vi dicevo, hanno sopravvento alla Vallanzasca, ci sono cose altissime. Quindi il tema è: questi costoni lavorano, se andate lì sotto no, se andate lì sotto no. Qui come in Valtellina si doveva avere 3.000, qua bisogna avere almeno 2.5, 2.6 per poter attaccare il costone in modo corretto. Faccio l'arco, non faccio salite, un po' di deviazione, ma questo mi consente, ecco, di arrivare e tagliare a questo punto con i 149 km all'ora di velocità. Ora, questo avete visto proprio, le salite si contano, insomma, credo che sia 7% la statistica delle salite, efficienza media sui 180 di efficienza sui traversoni medi da 30 km. Ora, io quello che vi ho preparato, se non ci sono domande, vi lancio questo video, sono
quarto d'ora, e in cui tutto questo volo è, come dire, riassunto con delle parti accelerate. Sono in parte anche cose di cui abbiamo visto dei tratti, ma secondo me tutta questa introduzione che abbiamo fatto, in quelle animazioni che abbiamo visto, vi consentirà di entrare veramente nell'abitacolo, di vivere veramente questo volo quasi come se l'aveste volato voi, ok? Se non ci sono domande, io parto con la riproduzione, dovreste sentire anche un minimo di parlare. Un free house, perché il record era di Luca Frigerio. Un minimo di parlato e anche un minimo di accompagnamento sonoro. Teso. Le rapide che ci sono sul lago non è proprio diciamo uniforme, ma quando si arriva lì si comincia a guardare la superficie dell'acqua, che è estremamente significativa, qui 2,8, due giri, 1,7 e via. Guardate il baffetto a Luino, qui arriviamo alla zona del rotore con la canovina, Qui c'è un tratto in cui si vede proprio la ricerca del rotore, chiaramente così accelerato, però spero che non dia fastidio, spero che sia godibile da vedere. Ecco, guardate come cerco i baffetti del rotore. E qua siamo già sul limidario. Vi ricordo che stiamo andando a partire, stiamo andando verso Macugnaga. Questo è l'attacco del Togano. Riuscite a capire le parole? Il cucchiaione è questo, il nord ovest, e quando no. Adesso siamo a questa quota dovrebbe lavorare bene anche questa parte, non devi allargarla questa. Se sei orientata male, non allargarla, stagli addosso la parete, perché sei abbastanza alto, capito? Per cui prevale questo, cioè rispetto al sottovento di quello che c'è davanti. Qua subito raccordo a sinistra. Sinistra. Eh sì, deve essere attaccato. Siamo col colpinetto a 25. Perfetto. Allora, Ugo ha fatto 3.200. Secondo me qua puoi anche girartela perché siamo più alti del tuo. Lo vedete il vario fondoscala? Questa è la partenza, Guardate la linea di partenza, se la vedete nel computer. Tagliamo la linea di Vallanzasca. Ok, e questo è la Vallanzasca e poi tutto il cielo davanti a noi. Qui andiamo in accelerato, 16 per, i baffetti si vedono ogni tanto anche in centro Vallanzasca. Qua l'anemometro indica, è difficile leggerlo, ma indica sempre almeno 200 all'ora. Si spinge perché io so che devo arrivare al Togano con i 2000. Se arrivo con i 2005 sono troppo alto, quindi tutti quei 1000 metri me li dovevo spalmare spingendo. Qua si comincia a questo punto a recuperare quota, si esce con i 2005 dal Togano e si riparte a spingere per il limidario. Però la 190 la media. E qua siamo al Garzirola. Tutto il costone del Bregagno.
passiamo di là, si comincia a vedere il lago di Como. Guardate il cielo, guardate il cielo, mi faccio pilotare dal cielo, lascio il costone, vado sul cielo. Guardate il cielo, seguo il cielo. Legnone, parte la dinamica sul legnone, eh? Guardate il vario, ancora incerto. Buona dinamica al legnone. Eccola, adesso è a fondo scala. Ora guardate l'aggancio violento, diciamo, che però così bisogna essere col vento, ok? Qua mi molla, vedete che non è buona, per cui decido di girare dietro per vedere com'è dietro. Andiamo dietro? Abbiamo i 2003-2004, dobbiamo però fare almeno 2.8 qua, ok. Mi scuso perché chiaramente è un momento in cui c'è stata una forte accelerazione per carico, però quando c'è tanta energia, il vario è a fondo scala, più 5, quando c'è tanta energia anche un pilotaggio sporco paga se ti consente di stare nel cuore. Sempre fondo scala al vario, 5, e a questo punto ci avviciniamo, siamo a 2.6, 2.8, lasciamo. Via. 3.000 legnone, si va. Ok, e qui a questo punto all'inizio lavoriamo sul cielo e poi invece cominciamo a lavorare sul costone. Ecco, qui Maurizio è quello che mi aveva chiesto Mantegna mi aveva chiesto dell'asse, che io sono stato più a nord. Io ho 2.005, 2.7. E la fascia di lavoro qua è più a nord perché non ho la quota per fare l'arco più completo, però mi sembrava questi dei momenti molto belli di ripresa delle pareti della Valtellina. E qui nell'arco di pochi chilometri riguadagniamo i 3.000 metri andando dritti, andando un po' più piano, che comunque è sempre 160 all'ora sul costone, eh? Ecco, guardate attenzione a questo passaggio, eh? Non voglio il buco. Comincio a raccordare in modo tale di essere già orientato giusto quando ho passato questo crinale. L'hai fatto a marzo, vero, questo volo, Alberto? Ripeti? L'hai fatto a marzo, giusto? 16 marzo mi era passato. Un mese fa, guardate che bello questo passaggio sulle creste. La neve, per il discorso del vento, ha meno, diciamo, la tanta neve ha meno importanza. No, anzi, è un aiuto. È un aiuto. La neve ti crea, esatto, un'ottima superficie di sci. Ci siamo riportati a 3.000 metri. In questi 30 secondi, un minuto di video che abbiamo visto dai 2.7, siamo andati a 3.000. Qua sta spingendo molto. Sono a fondo scala, ho il dubbio se girare o no e scelgo di andare avanti. Ok, questa è la D'Amello.
molto veloce, ve lo faccio vedere. E qui però comincio a rendermi conto che non spinge più, non spinge più bene, e quindi adesso vedete quel pezzo in cui vi dicevo, quando arrivo in Val di Sole e abbandono il costone che non dà per provare il centrovalle. Guardate il centrovalle, guardate i cumuli centrovalle, sono invitanti o no? Eppure non funzionano. Li provo, faccio un giro, ma in realtà non c'è il valore. Poi vi faccio notare che abbiamo 170 di media, quindi tendi a essere un po' selettivo, no? Qui facciamo il pilone, qua siamo alla Val d'Adige. Abbiamo fatto il pilone. E abbiamo 2004. Sto sbagliando qualcosa, Davide? Gli chiedo a Davide, sto sbagliando qualcosa. Perché non riesco a salire, capito? Abbiamo 1.800 qua, 1.700, e entrare in Val di Sole 1.700 se non c'hai un buon vento che ti spinge e dovendo tenere una velocità elevata. Qui purtroppo, come vedete, li vedete dai filmati, ci sono N tentativi, bisogna girare, bisogna cercare di risalire. Purtroppo questo ci è costato in termini di velocità media. Però alla fine, fortunatamente, per la parte finale del volo che adesso vedete, che è andata molto bene, siamo riusciti a recuperarlo. Il punto migliore qua erano le Dolomiti del Brenta. Ecco, torniamo sull'Adamello. Alberto? Avanti. Un'altra ulteriore domanda. Sulla scelta del pilone, io la mia poca esperienza che ho in... Quando arriviamo alla fine, del video, alla fine del video te lo dico. Bene. Ecco, allora guardate il vario. Abbiamo 0 più 1, cioè molta poca energia, vado a 140 all'ora, in punta di piedi, Si fa tutto il costone dell'Adamello in punta di piedi, col tonale qua sulla destra. Non siamo bassi, ma non siamo neanche alti. Vorrei essere lì, vorrei essere su quelle pareti lì. Guardate questa parete, bellissima, dovrebbe spingermi. Guardate, vado addirittura in discendenza. Qua purtroppo il vento non entra, è fermato dalla catena di montagne che stanno sopra il vento. E quindi dico, è inutile, qua è inutile, se io qui cerco di salire, posso essere basso quanto voglio, ma se cerco di salire qua, butto via il record. Qui bisogna andare avanti, perdendo meno quota possibile, fino a ritornare dove c'è il vento. Ci avviciniamo all'Alta Val Camonica. Qua è sempre quote sui 2005, 2006, si continua così, so che là davanti il vento c'è ancora, devo arrivare lì col minor danno possibile. Guardate che bello questi passaggi, questa è la Valtellina fatta 2005 col vento, qui il vento è tornato. Quindi guardate il vario, qui comincia di nuovo a lavorare, non esaltante, ma quantomeno non perdiamo più quota, ok? Quei 2,5 che avevamo riusciamo a tenerli, fino al Legnone praticamente. Arriviamo al Legnone senza fare un giro, qui 2002. Quando si ferma sembrano rallentate, in realtà questa è la velocità naturale 1 a 1, ok? E le altre sono accelerate a 16 per.
Allora, si comincia a intravedere il legnone laggiù, però mancano ancora chilometri, eh? Eccolo laggiù, il legnone. E ci arriviamo, eccolo qua. Siamo arrivati coi 2023 al legnone e qua c'è un così un panning con la telecamera sul legnone. E vedete che appena lascio il costone guardo il cielo, ok? Ok, attraversamento del lago di Como, dopo aver fatto questi baffetti, arriviamo al costone del Bregaglio. Siamo piuttosto alti rispetto al solito. Andiamo quindi belli spediti, 200 all'ora, 180, verso Gardirola. Ok, Bellinzona, Tamaro, e qui arriviamo, siamo già sul Limidario, questo Centovalli Valbigezzo. Ora parte una accelerazione e qui chiaramente, come avete visto prima, non c'è nessun giro, l'ultimo giro è stato fatto praticamente alle Dolomiti del Brenta, ok, a Madonna di Campiglio. Stiamo andando, guardate il cielo, siamo alti, più alti del solito, il Togano lo affrontiamo più alto del solito e stiamo arrivando verso il pilone di partenza arrivo Macugnaga Monterosa laggiù in fondo. Guardate come lavoro sul cielo, siamo più troppo alti per lavorare sul costone, lavoro sul cielo. Adesso però mi rendo conto che ho la quota con cui devo tagliare, ok? Ho la quota con cui devo tagliare, mi mancano 30 km, quindi questi vanno fatti sfruttando il costone, d'accordo? Quindi si lavora sul costone cercando a questo punto di gestire la velocità come se fosse una planata finale sulla linea di partenza. E così è, faccio ancora questa deviazione per quei 100 metri e qua, come vedete, c'è il taglio sulla linea di partenza e di arrivo. E i 100, lui mi diceva 148 e mezzo, la velocità poi si è rivelata essere 149. E là! Bravo! Dai! Puttana! Mi fa prima! 148 e 66 la media. Bene! Ok, vai, sgranchisciti un po' tu adesso, ritorniamo verso di là. Salirei qua davanti, vediamo se è. Benissimo, fatti sta dinamica. L'onda della andare verso. Ok, io mi rilasso. Grande! Bravo, bravo Alberto. Ok, eccolo qua. Intanto, siccome questo video non l'ha mai visto nessuno, volevo capire, ed è una tecnica anche di montaggio che non ho mai usato prima, volevo capire da voi come è così, come è godibile, se è una cosa che dà fastidio quelle accelerazioni o se piace. Non è peggio di un rotore a fondo scala, come per un non volovelista magari dà fastidio, ma no, ma assolutamente no. Funziona bene col 3D a fianco, con le tracce, tutto molto, soprattutto col video anche a 360. È molto utile per capire come si lavorano i costoni, come bello. Ma tu ne avevi già fatto uno così per un altro tuo monorecord simile, mi sembra. Simile, ma non con le parti accelerate. Ah, ecco, no, perché la parte col video 360 me la ricordo già. No, e comunque penso di avervi dato un po' una rappresentazione di cosa significhi appunto volare col vento, no? Perché lì è come essere dentro nell'Aliante, insomma, con questi video, con questa visualizzazione. Stefan, mi ricevi? Stefan c'è, ma non lo sentiamo. E Alberto, avevi una domanda quando eravamo all'Adamello? Scusa, una cosa.
cosa, allora, la scelta dei piloni, perché io ti dicevo, per la mia poca esperienza che ho di attraversare la valle lì dell'Adige, soprattutto con vento da nord mi incasino sempre, no? Gira strano. Tu la scelta hai messo Bolzano, l'hai chiamato quel pilone, ma non era su Bolzano, cioè era nord di Bolzano, giusto? Pedegalmonte, a est... A ovest di Bolzano, è sulla spaccatura della montagna lì, dell'arco. Ok, ma sei già lato est della Valle dell'Adige lì, l'hai attraversata, no? No, non l'ho attraversata. Va bene, allora la mia sarebbe stata una domanda non pertinente. La scelta del pilone è stata fatta, messo lì proprio per non dover attraversare la Valle dell'Adige per questo si va a partire a Macugnaga, perché in pratica se no ti tocca attraversarla. Sì, va bene, basta, è chiaro, allora, grazie. Altre domande? Sì, I saw that I just made the writing of the question, because on the video we can see some from time to time rotors just upwind the ridge itself, and what makes you choose the rotor or the ridge, and what are the effects? Because if you are downwind from the rotor, the ridge doesn't work anymore. Allora dipende dalla quota. Se io sono sotto cresta, i rotori non li guardo neanche, mi appoggio al costone. Se io sono alto, il costone non lavorerà mai tanto bene. E a questo punto guardo il cielo e lavoro sopravvento ai baffetti di rotore. Questo è quello che avete visto nel video sull'ultimo lato, quando andavo verso Macugnaga, ho fatto limidario e togano più alti del solito, vi dicevo, e lì guardavo il cielo, non guardavo il costone. Se invece sono sotto cresta, non mi interessa dove sta il rotore. È un'altra cosa, io guardo la parete e lavoro sulla parete, quindi è la quota che vi deve suggerire come muovervi. Perché in Francia c'è un esempio, there is an example on Saint-Crépin, with the west wind, all the ridge facing west is completely under the wind, and the wind goes down to the ridge, in fact, instead of going up the ridge. So you don't have this kind of thing sometimes in your area? Certo che ce l'abbiamo. Ma attenzione, tu mi hai fatto una domanda, pensavo che ti riferissi ai costoni sopravvento. Tu mi hai detto hai i costoni che guardano verso il vento e hai dei rotori sopra, ok? In questo caso, se tu vai sotto cresta, hai comunque l'appoggio dinamico e hai la spinta dinamica. Diverso è se io vado dall'altra parte. Se io vado sotto vento, il tuo caso della Valle di Saint-Crépin col vento da ovest, credo che ti riferissi, che tu ti riferisca alla discendenza delle pareti delle Zecren. Ma se tu ti metti col vento da ovest, ti metti dall'altra parte, come si chiama, mi sfugge il nome della dinamica di Saint-Crépin, e se tu ti metti dall'altra parte col vento da ovest, funziona tutto. E se sei sotto cresta non guardi i rotori, ma sali sulla parete. Diverso se tu sei magari in centro valle di Saint-Crépin, potresti avere delle salite di rotore. Ok? Quindi se sono in una valle attraversata da un vento ortogonale, io col sinottico, cerco le salite in centro valle di rotore, cerco le salite sotto cresta in dinamica dalla parte sopravvento. E se sono invece alto sopra le creste, a quel punto guardo solo il cielo e mi baso sul cielo. Ok, grazie.
Allora, se non avete altre domande, possiamo anche chiudere qui, salutarci qua e ci vediamo domattina al briefing alle 9:30. Vi va bene? 9:30 domattina. Grazie Alberto. Ecco, è in previsione di decollare presto domani? O... No, domani nessuno, credo che anche chi come Daniele Orlandi vuol fare il 500 non è che debba decollare alle 9 del mattino, no? Quindi anche per lui un decollo alle 10:30-11 va benissimo, e anche per la nostra passeggiata io vorrei partire, la nostra passeggiata verso Cuneo, io vorrei partire possibilmente entro 12:30, il che significa che dovremo cominciare i decolli verso le 11:15. Va bene? D'accordo, allora buon pomeriggio e ci vediamo domani. A domani. Dimmi Giovanni, dimmi. Chiedevi un feedback sul video che ci hai mostrato prima. A me è piaciuto moltissimo e rende moltissimo, penso, il volo fatto con il vento. Quindi mi è piaciuto. Ah, ecco, sì, no, mi interessa anche questa cosa. Tecnicamente quello che mi ha entusiasmato e sono quelli attraverso, cioè quando volavi guardando il cielo con tutti i baffettini, cioè questo è veramente bello, davvero. Okay. Mi è piaciuto molto e penso che sia anche molto istruttivo per chi vuole approcciarsi, non solo, penso anche così. Bene. Grazie bene. Ancora Alberto. Assolutamente. Alberto, Baldo, vai Baldo. Allora, solo una nota. Per quanto riguarda i decolli, immagino che non avrete il coltello tra i denti come ieri, per cui direi una cosa un po' più soft domani, no? Sì, allora, dicevamo che probabilmente i decolli, certamente non prima delle 10:30, ecco. Vorremmo partire, probabilmente, forse qualcuno potrebbe partire 10:30, ma il gruppo potrebbe partire dopo le 11. Va bene. Basta okay. Che ci sia l'extra per avere i decolli veloci, Alberto. L'extra è una figata. Esatto, vedo che è piaciuto molto. L'ho chiamato quella mattina andando su, ho detto, Grighelli, vieni col tuo giocattolino a fare un po' di circo, va? Va bene, ciao ragazzi, a domani. Ciao. Ciao, ciao a tutti, a domani. Ciao.